Estate Leporanese 2019, spettacolo musicale con in duo voice jazz, una particolarità davvero, una essenzialità della musica, poi ne parleremo meglio, attraverso il basso e attraverso la voce. Siamo con il sindaco, il dottor Vincenzo Damiano, una scelta di qualità. Una musica, lo dicevo poc'anzi, nella sua essenzialità ma anche nel suo virtuosismo. Sì, sicuramente sono dei veri artisti e io mi sono fidato della vena di talent scout della mia amica Anna quando mi ha detto faccio venire da Bologna questo gruppo, gli In Duo. E tu Anna, io sicuramente se tu mi proponi questo gruppo saranno bravi. E poi sai, oggi c'è YouTube e quindi ho avuto la possibilità. Nel bene e nel male c'è YouTube oggi. YouTube, ma nel bene, perché comunque mi ha dato la possibilità di ascoltare molti dei loro brani e sono rimasto veramente entusiasta del ritmo, della musicalità che loro hanno. E c'è Marco che stasera ci presenterà questa tecnica del tip-tapping. Tip-tapping, io ho una figlia musicista, quindi qualcosa. Che consiste nel suonare contemporaneamente la linea di basso e gli accordi. Devo dire, sindaco, lei oltre ad una cultura amministrativa e medica, devo dire che in musica dà punti a più di qualcuno. Ci sono due pianiste nella famiglia, quindi sicuramente un po' di musica conosco. E poi sono curioso di vedere dal vivo, ho visto diversi video, e Marco che diciamo con i piedi suona contemporaneamente il tamburin e lo stomp bassing, e creando diciamo un'atmosfera veramente, veramente piacevole. E poi c'è la voce di Rossella che è una voce calda, una voce che diciamo molto, molto armonica. Lei viene dal Cilento, però ha anche qualcosa di afroamericano, quindi assisteremo ad uno spettacolo, una commissione, diciamo uno spettacolo che sicuramente renderà partecipe il nostro pubblico. Thank you.
il nostro direttore artistico. Intanto questo fiuto nello scegliere non il quotidiano, il ripetitivo, ma delle eccellenze, davvero delle rappresentanze musicali virtuose che hanno una loro singolarità. E questi di questa sera, gli artisti di questa sera, l'Induo Voice Jazz, risponde a questo canone di particolarità, oserei dire quasi di esclusività. Sì, infatti, il blues anni 30, 40, 50 aveva la particolarità della voce e del sottofondo e delle armonie che avevano atmosfere. Loro mi hanno suscitato questo, un po' alla Billie Holiday, anche Nina Simone, che aveva questo genere particolare di cantare e di essere originale. E capirete anche ascoltando la qualità anche dell'interpretazione come genere, è un blues innovativo, ecco, questo è l'aspetto interessante, e sono essenziali e molto originali. Questa è la cosa che mi ha colpito moltissimo. Andiamo da loro, li abbiamo tenuti alla fine perché, come dire, dulcis in fundo, no? Last but not least. E allora incominciamo da Rossella Cosentino, la voce. Ho evidenziato la essenzialità della musica perché un basso e una voce possono davvero
creare emozioni in note. A quanto pare sì, non ci credevamo neanche noi all'inizio di questo progetto. In realtà inizialmente avevamo creato questo piccolo demo in casa, l'avevamo lasciato nel cassetto, pensando in Italia non ci faranno mai suonare con questo progetto, no? Così appunto, come dire, fatto di così pochi elementi. E poi invece in realtà siamo andati in viaggio a Bruxelles, lì abbiamo iniziato a lasciare in giro questi demo, hanno iniziato a chiamarci a suonare, lì è iniziato il viaggio, che non si è fermato più. Infatti io ho visto il vostro curriculum, i vostri trascorsi musicali, davvero una serie di successi enormi anche nelle Americhe, perché ho visto davvero California e quant'altro, ma davvero il Made in Italy che spopola nel... radio però, quello via radio, attraverso le radio indipendenti. Grazie ad un video, anche quello autoprodotto, proprio con una piccola macchina fotografica, era simpatico, era tutto improvvisato, anche quello fatto con elementi essenziali, quello che avevamo a disposizione, è piaciuto perché forse faceva ridere, era simpatico, e con quello siamo entrati nella rete delle radio indipendenti. La forza delle idee, dell'ingegno. Sì, in realtà sì, proprio così. E c'è anche, come dire, la difficoltà dei tempi, perché in tanti non si può andare più in giro, per cui si inventano queste formule così essenziali che possono racchiudere un po' di tutto, e quindi il povero Marco è l'unico della band, one man band, suona due mani, due piedi, fa da batteria, da armonia, io suono anche il kazoo a mo' di tromba, insomma cerchiamo di sintetizzare tante cose in un duo. E andiamo allora da Marco Berti. Beh, una originalità nella strumentazione essenziale, spartana, ma al contempo creativa, ricca di fantasia. E io ho usato un'espressione, virtuosismo, non a caso. Beh, diciamo che è nato un po' alla volta, inizialmente con due mani facendo due cose diverse sul basso, poi con un piede e poi dopo un po' di tempo anche con l'altro piede, cercando di riempire un po' tutto l'armonia, il ritmo che
cercando di fare meno del chitarrista o del pianista o del batterista, cercando di fare sintetizzare il tutto e riuscire a farlo da solo, spero di riuscirci. Ecco, parliamo di queste contaminazioni, passatemi l'espressione, tra elementi del Cilento con elementi afroamericani. Questo forse dovrebbe dirtelo lei, perché lei... Andiamo da Rossella. Poi ritorniamo da te, non ci scappi. Guarda, poi in realtà quando uno parla di contaminazioni pensa che sia già anche quella una sintesi musicale, cioè che in un pezzo, magari in una canzone, trovi quel tipo di sintesi, no? In realtà vuole indicare semplicemente che abbiamo un repertorio abbastanza eterogeneo in questo senso, quindi spaziamo appunto dal jazz alla musica latina, ai pezzi originali che abbiamo noi, appunto, che hanno anche quelli una vena un po' jazz, e anche quelli etnici che sono scritti nel mio dialetto, che è quello del Cilento, appunto. Torniamo da Marco Berti. Com'è nata queste invenzioni? Perché in fondo invenzioni sono. Come ho detto prima, un po' l'esigenza, la volontà di provare a fare da solo, che è un mio difetto, quello di cercare di fare da solo, per cui un po' alla volta, prima con la mano destra. Si è fatto di necessità virtù, poi. Sì, esatto. Non a caso ho detto virtuosismo, sì, quindi. Posso dirlo che è un caso eccezionale che Marco vi abbia parlato al microfono? Abbiamo questa esclusiva. Avete veramente una grande esclusiva, veramente. Allora, una volta caricato su YouTube, penso che sarà un pezzo raro. Esatto. Non c'è neanche su Facebook, Marco, non lo trovate neanche. Abbiamo questa originalità. Esatto. Immagino le visualizzazioni. E allora la parola, anzi le note, la voce, il jazz a loro? In duo, voice, jazz.